Signora, buongiorno, che cosa ha acquistato? Tutto, io compro sempre tutto, qui si fanno sempre dei grandi affari. Come ha trovato quest'anno la fiera? Sempre bella, prendo 3 giorni di ferie io per godermela tutta, quindi sono una appassionata. No, per adesso ho comprato solo il pulivetro, quell'aggeggino per i vetri, nuovo. Prima volta alla fiera? No, ormai sono 13 anni che sto qui, quindi è una tuta per mio figlio. Altri prodotti hai visto? No, solite cose, non è che ci sono tante cose nuove. Alla fiera ancora si fa l'affare? Se cerchi molto, sì, puoi fare anche l'affare, però non è così semplice. E caccia all'affare per la seconda giornata della Fiera di San Nicola. Fino a domani sarà possibile acquistare prodotti nelle bancarelle espositive presenti lungo il viale. Una fiera che si contraddistingue per la varietà e la qualità dell'offerta, dalle calzature all'abbigliamento all'artigianato. 18.000 metri quadri di area che ospita ogni anno 630 espositori provenienti da tutte le regioni. Un momento di incontro e spensieratezza che permette ai pesaresi, ai turisti e non solo di godersi una tra le più prestigiose fiere del centro Italia. Negli ultimi anni la fiera si è arricchita di aspetti curiosi e coinvolgenti. Accanto ai banchi degli ambulanti, delle merci più svariate, ci sono anche bancarelle di sapori popolari. Più richieste sono le olive, i taralli. Abbiamo anche il pane, la focaccia di La Terza, sempre pugliese. Come da tradizione invece non manca lo stand di prodotti più comuni come la cipolla. C'è ancora l'usanza, vengono richieste le cipolle alla fiera? Sì, diciamo, non esageratamente come gli anni passati, perché purtroppo la popolazione moderna, i giovani, se gli serve qualcosa prendono tutto congelato, già preparato. Certe persone di una certa età ancora mantengono la tradizione dell'aglio e della cipolla. Non soltanto enogastronomia, la fiera si arricchisce anche di una parte ludica dedicata alle attività di animazione per bambini che si svolgono di fronte alla palla di pomodoro, mentre per gli amanti degli animali tappa fissa e lo stand a loro dedicato. Qual è l'animale più richiesto? Pesci rossi, assolutamente. Pesciolini. Ovviamente i bambini si fermano a vedere. Sì, la bancarella dei bambini, tanti bambini. E tra i prodotti della Fiera di San Nicola una novità è questo marsupio magico. Come funziona il marsupio? Allora, guardate, questa è un'idea geniale, perché da una scatolina così sottile sembra una cintura, si indossa come una cintura, ma prende la forma di tutto quello che ci mettiamo all'interno, perché magari con un marsupio tradizionale l'ingombro rimane sempre lo stesso. Qui, se usciamo di casa, vogliamo portare solamente i portamonete, eccolo qua, questo sarà il massimo dell'ingombro. Altra novità importante della Fiera di San Nicola è la prima edizione plastic free, dove vengono utilizzati bicchieri, piatti, cannucce, posate e compostate, come deciso nell'ordinanza comunale partita i primi di settembre. Non per ultimo alla fiera è stato allestito anche uno stand per la vendita della maglietta con il logo dedicato a Luciana, la tartaruga Caretta Caretta che ha scelto Baia Flaminia per nidificare le sue uova.